dici del tuo lavoro? Beh, io faccio l'idraulico. Secondo me, cioè, siccome ogni suo lavoro ha i pro e i contro. Comunque, cioè, il mio sembra abbastanza bello perché sono molto, cioè, vario molto, anche se le cose che faccio sono sempre le stesse, però cambio molto i luoghi, cioè, giro molto. Anziché stare magari in una fabbrica, sempre nello stesso posto, sulla stessa macchina, cioè diventerebbe monotono, secondo me. Hai avuto delle difficoltà nell'ottenerlo? Ma inizialmente, siccome io ho fatto scuola meccanica e ho cercato da meccanico, tanto che dovevano assumermi da operaio, con la paga da operaio, e cioè praticamente non mi assumeva nessuno. Dopo è capitata quell'occasione qua e niente, io sono andato a vedere e ho preso questo lavoro. Anche se io proprio prima di fare meccanica inizialmente volevo fare l'idraulico, appunto. Tanto che non c'era la scuola così, allora mi sono diretto sulla meccanica. Sì. Quindi fai il lavoro che ti aveva interessato. Cambieresti qualcosa del tuo lavoro nell'organizzazione della giornata? Ma no, io, cioè, starei così com'è. Da me va bene così. Non c'è niente. E a proposito dell'era del computer, cosa pensi? Pensi che abbia influito qualcosa sul mercato tradizionale del lavoro? Ma penso che c'è un capo di un'azienda, c'è uno che ha un'industria, preferisce magari comprare un computer che, cioè, con una spesa magari 3-4 milioni se la cava, anziché magari assumere un ragioniere. Secondo te, che differenza c'è tra lavoro e studio? Beh, innanzitutto, cioè, il lavoro implica già più una componente cerebrale, mentre, cioè, lo studio, mentre il lavoro è qualcosa di manuale, inteso come lavoro naturalmente in fabbrica. Invece il lavoro, cioè, implica, lo studio implica già più cioè un dare un resoconto ai propri insegnanti di ciò che si fa. E nel lavoro invece questo c'è già più indipendenza, anche se magari si deve sempre dipendere da un capo ufficio, eccetera. Comunque nel lavoro resta una parte predominante del lavoro, resta anche un'iniziativa da parte del singolo molto maggiore che nello studio. Nella scelta del tuo studio, quanto ha giocato il fatto che ti potrà garantire o no un lavoro? Innanzitutto facendo il liceo classico, l'ho fatto questo in funzione di una futura università che quindi mi permetterà di fare un lavoro, diciamo, a sfondo, cioè, intellettuale, possiamo dire, e non certo manuale. Come dovrà essere il tuo lavoro futuro? Al mio lavoro futuro, diciamo, come ho detto prima, non certo manuale, ma diciamo sfondo sociologico, umanistico. Cose, insomma, cose del genere. Adesso non ho ben presente perché ho ancora molti anni di lavoro. L'era del computer, quali effetti ha sortito sul mercato tradizionale del lavoro? Beh, innanzitutto dal punto di vista qualitativo, come è appunto, cioè, da una parte si è avuto una maggiore specializzazione di quelli che appunto devono manovrare questi computer da parte quindi degli operai specializzati e anche degli impiegati normali. Invece dal punto di vista quantitativo il computer ha creato dei nuovi spazi di lavoro per, diciamo, un livello culturale medio-alto, al contrario ne ha tolti per un livello per appunto quelli con una cultura inferiore, possiamo dire. Grazie. Thank you.
c'è differenza fra lavoro e studio? Beh, secondo me c'è... Dunque, lavoro e studio sono due cose fondamentalmente uguali, in quanto sono due occupazioni. Però ci sono grandi differenze, ecco, sul piano materiale. Innanzitutto un lavoro viene retribuito, anche, non so, se un lavoro di ricerca a livello universitario, anche se, cioè, parlando di insegnanti e cose del genere. Mentre invece lo studio, cioè, no, praticamente. Nella scelta del tuo studio, quanto ha giocato il fatto che ti possa garantire o no un lavoro futuro? Mi ha giocato moltissimo, anche perché, vabbè, si sente sempre dire adesso con i tempi che corrono, andando avanti così, cioè la specializzazione è sempre più importante. Quindi se non hai un diploma, se non hai qualcosa che ti attesti, in un certo senso, cioè non hai molte possibilità di trovare lavoro. A chi e cosa ha deciso sulla scelta del tuo studio? Ma... Dunque, a me servivano i 5 anni di liceo classico, cioè 5 anni di insegnamento secondario superiore, per poter fare la scuola che dovrò affrontare io dopo. E quello che mi ha influenzato sono un po' i professori, un po' mia madre, un po' il fatto che le materie che faccio qui sono quelle che mi prepareranno meglio a quelle che mi serviranno in futuro. Come dovrà essere il tuo lavoro futuro? Allora, il mio lavoro futuro innanzitutto dovrà essere ricco di fantasia, un lavoro che mi prenda completamente la giornata, che prenda completamente me stessa, qualcosa da poter, da non dimenticare assolutamente finite le 8 ore di lavoro. Ad esempio, io ho nella testa di fare arte drammatica, finito il liceo classico, quindi fare l'attrice sarà qualcosa che mi occuperà completamente la vita, cioè qualcosa di soddisfacente, ecco. Allora, visto i tuoi interessi particolari, pensi che possa creare degli handicap vivere in una zona come questa? Beh, senz'altro. Innanzitutto perché come zona non è che ti offra le grandi possibilità, cioè qui non è che organizzino spettacoli, cioè, culturalmente interessanti, ecco, da questo punto di vista. E poi anche perché, appunto, finito il liceo dovrò spostarmi, andare o a Milano o a Bologna a frequentare, cioè, la scuola che veramente mi porterà a diventare quello che voglio. Cioè, la mia scuola si è mossa, qui il liceo classico si è mosso nel senso verso il teatro. È venuto un professore di Cremona, abbiamo fatto un paio d'anni di laboratorio di teatro, ma poi, cioè, dall'anno scorso si è bloccata l'iniziativa. Io non so esattamente quali siano i motivi, penso siano a livello politico, ma avranno tutti i loro intrallazzi. Comunque è un peccato, cioè sarebbe bello poterlo riprendere, anche perché, cioè, è l'unico incentivo, l'unico. Secondo te c'è differenza fra studio e lavoro? Secondo me sì, in quanto lo studio in genere, come si può dire, prepara al lavoro, mentre il lavoro non può preparare allo studio. Inoltre, lo studio in genere, intendo quello superiore universitario, è una libera scelta, mentre il lavoro molto spesso è una necessità dell'individuo di guadagnarsi da vivere. Ecco. Nella scelta del tuo studio, quanto ha giocato il fatto che ti possa garantire o no un lavoro futuro? Ha giocato notevolmente. Io ho scelto un liceo scientifico perché lo ritengo la scuola migliore per poi proseguire gli studi universitari in campo scientifico. Siccome avevo la quasi sicurezza di poter continuare gli studi fino alla laurea, ho scelto il liceo perché ritengo che mi prepari bene per esempio la facoltà di ingegneria, che è quella che vorrei fare, che penso mi garantisco un lavoro e poi mi piace come facoltà, come materia. Ecco. Come pensi che dovrà essere allora il tuo lavoro futuro? La facoltà di ingegneria mi sembra che apra buone prospettive, per esempio nel campo fisico-nucleare, insomma, ricercatore, ecco, penso sia il mio lavoro, cioè la speranza, ecco. E a proposito del computer, come pensi che abbia influito? Secondo me ormai il computer ha rivoluzionato il mondo del lavoro. Anni fa, intendo decine di anni fa, la burocrazia, le catene di montaggio, così erano riservate a molto personale, mentre adesso il computer sveltisce queste pratiche lunghe e faticose, diciamo, anche se riduce un po' la manodopera, il che è un handicap. Comunque ritengo che il computer è un'utile innovazione, in quanto sveltisce lavori anche pesanti e facilita i compiti dei ragionieri e quella gente lì, insomma. E ci sono, secondo te, delle possibilità di lavoro in questo campo?
Secondo me sì, anche se il computer richiede personale specializzato. Prima un po' tutti potevano accedere a posti di lavoro anche insomma un po' elevati come caratura, mentre adesso col computer si richiedono specializzazioni, stile laurea in informatica o specializzazioni varie. Tu non hai mai pensato a entrare in questo campo? Sì, ho il computer a casa in quanto mi piace lavorare, anche se non è il massimo delle mie aspirazioni. Insomma, lo studio perché ritengo sia il lavoro del futuro, quindi bisogna essere preparati. Che lavoro fai? Dunque, lavoro alla Tubi Acciaio in Casalmaggiore, dove fabbricano tubi per qualsiasi genere. Come è venuta l'idea di crearti un lavoro nuovo? È venuta con altri miei due soci, vedendo un po' così in giro il mercato, i nuovi mercati, nuove idee, è venuta in mente questa delle videocassette. È stata una decisione di tipo economico o qualcosa d'altro? Sì, per creare qualcosa di nostro, di personale, sì, venendo altre anche economiche, insomma. Per essere forse indipendente? Sì, molto indipendente, non dipende dall'altro. Hai avuto delle grosse difficoltà a avviare questa attività? No, non grosse difficoltà, credevamo peggio. Come hai fatto a trovare quel lavoro e quali difficoltà hai avuto nel trovarlo? Ma le difficoltà sono state molte, visto che sono stato disoccupato per molto tempo e le risposte sono state anche molto negative da parte del datore di lavoro, rispondendo anche un po' con un po' di menefreghismo sulla disoccupazione dei giovani. E il lavoro che ho trovato, per essere sincero, l'ho trovato per raccomandazione, se no non saprei come avrei fatto. Che lavoro fai? Lavoro in un autocarificio in provincia di Parma, 15 km da qui. È molto che l'hai trovato? Dall'aprile di quest'anno. Hai avuto delle difficoltà a trovare e quali? Sono stato qualche mese disoccupato e siccome avevo lavorato là qualche anno fa come stagionale, sapendomi disoccupato mi hanno richiamato. Cosa pensi del tuo lavoro? Penso che se non mi vede realizzato proprio come lavoratore, dato che io avevo studiato per fare un'altra professione, mi vede realizzato dal punto di vista che guadagnando posso realizzare alcuni progetti al di fuori dell'attività lavorativa stessa. Che studi avevi fatto prima? Avevo studiato da ragioniere, purtroppo non ho terminato, quindi adesso devo arrangiarmi e accontentarmi di quello che mi capita. Cambieresti qualcosa del tuo lavoro? No, un ambiente lavorativo abbastanza buono, diciamo, nel quale mi sono inserito abbastanza bene, quindi a parte certi problemi di fondo che però sono comuni a tante aziende, io come lavoratore non cambierei niente. Quali tipi di problemi ti riferisci? Mi riferisco a certi problemi relativi alla disoccupazione giovanile, cioè mentre ci sono tanti giovani che vanno negli uffici di collocamento, che si trovano in tanti senza lavoro con i loro bisogni e le loro esigenze, certi dei lavoratori anche prossimi alla pensione invece continuano a fare delle ore straordinarie, continuano a fare dei doppi turni e questo non lo trovo molto giusto. Mi chiamo Paola e frequento il secondo anno all'Università di Parma di giurisprudenza. Sono iscritta al secondo, insomma, a Parma. Differenza fra studio e lavoro? Ma io come studente dico che secondo me a livello universitario non c'è una grande differenza tra lavoro e studio, nel senso che probabilmente in campi diversi e certamente in forme diverse richiedono entrambi impegno, secondo me anche molta volontà e molto interesse, perché sia gli studenti universitari come tutti del resto gli studenti, anche i lavoratori, penso che siano molti casi non contenti della propria attività se non la scelgono con interesse e con volontà soprattutto, e la portano avanti con volontà naturalmente. Nella scelta del tuo studio quanto ha giocato il fatto che ti potrà garantire o no un lavoro futuro? Ma io credo che
come scelta a livello di scuola media superiore non abbia inciso, perché insomma a 14 anni io ero abbastanza presa da altri interessi e quindi non avevo la maturità per scegliere in questo senso. Invece lo studio universitario sicuramente ha inciso molto perché dovevo scegliere una facoltà che innanzitutto fosse consona alle mie capacità, alle mie qualità, ai miei interessi, però soprattutto mi desse anche una certa possibilità di vari campi di lavoro, insomma varie possibilità anche di lavorare, e lo studio che ho fatto ritengo che mi dia queste possibilità perché posso spaziare in molti campi. Ufficio di collocamento di Casalmaggiore, parliamo con la responsabile che ci darà alcuni dati sulla situazione occupazionale. Dunque, la situazione occupazionale in Casalmaggiore è abbastanza grave, soprattutto negli ultimi 7-8 anni, in quanto gli iscritti sono aumentati di moltissimi giovani soprattutto, per cui insomma abbiamo delle difficoltà ad inserire questi giovani e non giovani nel mondo del lavoro. L'ultima statistica che è stata fatta in gennaio, il 31 gennaio, ci dà un dato abbastanza grave che è di 350 iscritti. La maggior parte, più del 50%, sono donne, anche meno giovani. Dunque, di questi iscritti, buona parte sono diplomati e qualcuno laureato. Vedendo le statistiche che abbiamo fatto una decina d'anni fa, risultava il numero di disoccupati abbastanza basso rispetto ad oggi, ed erano solo di 120. In 10 anni sono quasi triplicati, se non triplicati. Questo significa che i giovani vengono inseriti nel mondo del lavoro molto lentamente. Comunque il problema riguarda anche le donne che superano i 30 anni, perché per loro, non avendo nessuna professionalità, non c'è quasi spazio per il mondo del lavoro, in quanto sono quasi tutte casalinghe ed è una realtà molto triste. Avete una situazione separata per quanto riguarda la disoccupazione giovanile? Sì, abbiamo gli iscritti suddivisi in età che vanno dai 14 ai 29 anni. E dunque questi superano i 200 iscritti tra maschi e femmine. Ma le aziende della zona tendono ad assumere direttamente i giovani o attraverso il vostro ufficio? No, assumono attraverso il nostro ufficio. Da quanto tempo sei disoccupato? 2 anni quasi. Come stai vivendo questa tua situazione di disoccupato? È brutta. Brutta in che senso? Che sei in giri per le strade, tutte quelle cose lì, vai a cercare e non ti prendono. A cercare il lavoro non ti prendono, ti dicono forse, tutte quelle cose lì. Non hai mai pensato a inventarti un lavoro? No, non avevo mai avuto possibilità.
Economiche, familiari? Sì, familiari, economiche, di famiglia, perché c'è soltanto un componente della famiglia che lavora. Hai studiato? No. Quindi l'unica tua possibilità è questa dell'ufficio di collocamento? Sì, quella dell'ufficio di collocamento. Da quanto tempo è disoccupata? Io sono già parecchi anni che cerco lavoro, almeno 7-8 anni che continuo a girare, ma purtroppo con la scusa che ho già passato i 30 non riesco ad inserirmi in nessun posto. Ho trovato qui da 4 anni quest'anno quel lavoro stagionale qui, e solo di 3-4 mesi, proprio per il resto sono sempre a casa. Quindi sta vivendo molto male questa situazione? Perché con mio marito solamente, che ha la pensione minima che prende ogni 2 mesi e 3 bambini da mantenere, non è che ci si tira avanti molto bene. La legge sul contratto di formazione e lavoro? Dunque, il contratto formazione e lavoro ha avuto effetti positivi per quanto riguarda le assunzioni. Infatti le aziende, già dopo 6 mesi che è uscita la legge, ha cominciato a assumere parecchi giovani. E tutt'oggi mensilmente su 60 assunzioni che avvengono nel comune, una ventina vengono fatte col contratto di formazione e lavoro, ed è molto. Purtroppo i giovani assunti non vengono tutti, il loro rapporto non viene trasformato a tempo indeterminato. Quasi il 50% viene terminato, scaduti 24 mesi, e questo è abbastanza negativo, perché la legge doveva inserire i giovani dopo questi mesi, invece molto spesso li lascia a casa. Allora, mi chiamo Claudia e ho 31 anni. La mia esperienza, diciamo, da disoccupata è incominciata 2 anni fa, o meglio nel maggio dell'85, quando io ed altri dipendenti ci siamo trovati ad essere appunto disoccupati, in quanto l'azienda aveva cessato la propria attività causa fallimento. Da quel momento sono incominciati, diciamo, i miei rapporti con l'ufficio di collocamento. E mi spiego, al di là del fatto che ogni mese occorreva presentarsi al timbro e alla presentazione del tesserino rosa, le varie offerte che mi sono pervenute tramite l'ufficio di collocamento, quindi le varie offerte di lavoro, erano sì lavori interessanti, permettevano di esprimere la mia professionalità, e in effetti nel momento in cui mi presentavo in questi uffici, presso questi datori di lavoro, mi accorgevo, e addirittura spesso avevo già incominciato il rapporto di lavoro, mi accorgevo poi che poi non esistevano i presupposti per continuare. O meglio, mi spiego, alla fine non c'era la garanzia di percepire uno stipendio. Ecco perché ho capito poi successivamente che se questi datori di lavoro si rivolgevano all'ufficio di collocamento, lo facevano perché non avevano trovato altre persone. Ecco. Quindi diciamo che nell'arco di questi 2 anni mi sono capitate anche altre esperienze, dove appunto richiedevano una professionalità ben specifica, e diciamo l'azienda aveva anche una certa serietà e quindi garantiva almeno lo stipendio, ecco. Però mi accorgevo nel momento del colloquio che, pur riconoscendomi la mia professionalità, la mia esperienza, mi trovavo di fronte a persone che preferivano una inesperienza, se così la possiamo anche definire, ma quindi preferivano un'assunzione di giovani a tempo determinato, e sappiamo benissimo che questo dà la possibilità al datore di lavoro di evitare, e quindi di non gravare maggiormente sull'azienda i costi derivati dai contributi. L'informatica, quali effetti ha sortito nel mercato tradizionale del lavoro? Per quanto riguarda la nostra realtà, il problema non esiste ancora, perché da parte nostra degli uffici non c'è stata nessuna automazione e comunque anche da parte dei disoccupati ce ne sono pochissimi che hanno fatto corsi di formazione
per computer e anche da parte delle aziende non ci sono richieste.